Ciao, sono Daniele Biffi, personal trainer e mental coach. Oggi voglio rispondere a una delle domande che più di frequente mi si fanno, ovvero come faccio ad iniziare a correre? Dammi qualche consiglio e perché magari motivami, dimmi perché dovrei iniziare a correre. E adesso in questo video allora voglio rispondere un po' una volta per tutte un po' a tutti quelli che mi pongono questa domanda, così prendo il video, glielo mando e gli do la risposta. Allora, innanzitutto in questo video ti voglio rispondere del perché per l'uomo è salutare, far bene correre, quali sono i benefici che dà la corsa al nostro organismo, al nostro benessere, anche alla nostra psiche. Poi ti dirò un paio di consigli su cosa devi stare attento quando corri, quindi dove correre, come correre e insomma qualche consiglio. Qualche consiglio sugli allenamenti iniziali, soprattutto, adesso non voglio starti a dire come devi preparare una maratona, però voglio, diciamo, quello che ti dirò è come seguire i primi passi, quindi come quali allenamenti fare all'inizio praticamente. E poi ti do anche qualche consiglio sull'abbigliamento, che è anche quello importante. Allora, diciamo, cominciamo dal perché. Correre fa bene all'uomo. Innanzitutto devi sapere che l'uomo, animale, scimmia, Homo sapiens, è l'animale in natura che più di tutti può correre a lungo. Non c'è nessun altro animale in natura che riesce a correre così a lungo, non sto dicendo veloce, sto dicendo così a lungo, per lungo tempo come un uomo, nessuno. Puoi pensare a qualsiasi animale, puoi pensare al cavallo, no, il cane, no, l'orso, nemmeno. L'uomo riesce a compiere in un giorno, o comunque fila delle distanze enormi che per gli animali sono assolutamente impensabili. Diciamo che se per un cavallo può arrivare a 50, 60, forse 80 km al giorno, forse magari 100, ma molto a fatica, praticamente forse i cani anche più o meno potremmo arrivare a quelle distanze, ma probabilmente anche un po' meno. L'uomo arriva a compiere distanze maggiori. Pensa che l'uomo, se tu guardi il record del mondo, ci sono delle gare sulle distanze estreme, ci sono delle gare che sono la classica 24 ore, ovvero tu corri per 24 ore e vince chi corre di più. Esistono queste gare, non so se lo sai, ma esistono gente che fa queste gare. Fantastiche, secondo me sono di testa, bisogna avere una testa fantastica per fare certe gare, perché io per pensare a correre per 24 ore, che già mi sono reputo sportivo e forte, ci penserei almeno 100 volte. E comunque il record maschile di questa gara in un giorno è 303 km in 24 ore. E se fai rapidamente i calcoli, vuol dire fare 7 maratone e mezzo in un giorno all'andatura di 3 ore e 20 minuti a maratona, moltiplicato per 7,3. E andiamo ancora più avanti. Sono ancora la gara più lunga che io conosca, non ne conosco di più lunghe, poi se ne conosci altre più lunghe, correggimi se sbaglio, è la gara che si chiama 6 giorni. 6 giorni si corre e basta. Tu corri, forse ti fermi per mangiare, corri, forse ti fermi un attimo, forse ti fermerai sicuramente per dormire. La prima cosa che fai quando ti svegli è correre per 6 giorni. Il record del mondo è 1030 km in 6 giorni. Se fare capitalmente i calcoli sono 160 e qualcosa chilometri al giorno e siamo ancora a 4 maratone al giorno, con una buona media, perché capitalmente i calcoli sono 6 ore di maratone, che voglio dire anche farne una in 6 ore è già un discreto risultato, soprattutto per un principiante, comunque per uno è già arrivare alla fine a maratone, è già un risultato. Prima che fare 6 volte, farne 1040 vuol dire fare 25 maratone, 26 maratone in 6 giorni di fila. Comunque, quindi per dirti che l'uomo è nato per correre, non c'è nessun altro, l'uomo per star bene, la cosa migliore che tu possa fare per star bene, che se vuoi fare del bene al tuo fisico, è correre. Se non puoi correre, camminare veloce, no, ecco, se sei là con gli anni, comunque hai problemi, bisogna che cammina veloce, comunque corricchia, è la cosa migliore che puoi fare per il tuo organismo. E tanto è vero che questa c'è stata i nostri avi, anzi ancora alcune tribù indigene lo fanno per cacciare, quando ci sono frutti sulle piante, la terra, insomma, quando hanno voglia di carne, praticamente quando i nostri avi
aveva voglia di carne o comunque non avevano altro da mangiare, quindi dovevano per forza cacciare. Cosa facevano? Non è che potevano correre dietro a un animale, che solitamente quasi tutti gli animali sono più veloci, comunque riescono a fuggire. Quindi cosa facevano e cosa fanno ancora oggi? Li seguono e gli animali scappano e loro vanno avanti, e loro, gli indigeni, i nostri avi, andavano avanti fino a un punto in cui l'animale è esausto perché il suo organismo non ce la fa più, perché non è programmato come noi, è una macchina, diciamo macchina perfetta, ma perfetta non mi piace come aggettivo, però una macchina fantastica per correre, la migliore comunque esistente almeno sulla Terra. Quindi l'animale è esausto, viene una crisi, quindi non riesce più ad andare avanti, si ferma e arrivano gli indigeni o comunque i nostri avi, pam, e lo ammazzavano. Questa è una tecnica ancora oggi usata, appunto, che sfruttava questa nostra capacità fantastica di correre e di riuscire a stare dietro uno sforzo prolungato per così tanto tempo, tutto, più di tutti gli altri animali. E, bene, cosa diciamo? Quali sono i benefici della corsa? I benefici della corsa sono enormi, non basta un video, si potrebbe scrivere un libro, anzi l'hanno già fatto, non lo scrivo di certo io, quindi diciamo che quelli più grossi, fa sicuramente bene alla circolazione, fa sicuramente bene al cuore, anzi si parla, se tu corri, se sei uno sportivo, si parla di cuore sportivo, vuol dire che il tuo cuore, se tu fai sport, comunque soprattutto sport aerobico, il cuore si ingrossa, diventa più grosso, sicuramente fino al doppio della norma, riesce ad avere una forza che è molte più volte di un cuore normale, e il tuo battito cardiaco si riduce, cioè la tua frequenza cardiaca si riduce, e quindi stai meglio, perché poi dormi meglio, riposi meglio, recuperi meglio, e ti senti meglio, perché è più forte, il tuo cuore è più forte, sei più forte anche il tuo organismo. E, altri benefici, fa benissimo alle ossa, le ossa hanno bisogno di vitamina D, di vitamina di calcio, di tutto quello che vuoi, di un pH che sia alcalino, e se vuoi sentire qualcosa riguardo al pH alcalino, c'è alcalino, ho fatto un video apposta, però ha bisogno anche di movimento, il movimento aiuta le ossa a rinforzarsi, anzi noi, le nostre ossa hanno bisogno di movimento per restare forti, per questo se andiamo sulla Luna, o su un altro pianeta, o su Marte, se mai ci andremo, uno dei grossi problemi è quello proprio della forza di gravità, perché non avremo la forza di gravità che come c'è sulla Terra, sarà più leggera praticamente. E quindi le ossa sono molto meno sollecitate e quindi perdono di forza, quindi noi abbiamo bisogno di questo, eh? Quindi mi raccomando, corre, ragioni di più per corre, poi naturalmente fa bene perché bruci grassi, se vuoi dimagrire ottimo rimedio, però ricordati che non è che basta solo correre per poter dimagrire, devi anche guardare quello che mangi, insomma, quindi devi fare tutte e due le cose, seguire una dieta giusta e con gli accorgimenti alimentari giusti, e comunque poi iniziare anche a correre praticamente. E quindi sono molteplici praticamente, quindi non puoi che avere benefici dall'iniziare a correre, quindi corre. Cosa devo dirti? Diciamo che per quanto riguarda i consigli che posso darti su come correre, ecco, cos'è importante? Importante quando corri è la tecnica, se sei all'inizio, a parte che c'è anche dei video che parlano appunto di tecnica di corsa e ti invito a cercarli appunto sul mio canale. Fatti vedere da un allenatore almeno un paio di volte, o comunque da qualcuno che sa correre, che sa, è importante la postura, quello che diciamo che posso dirti adesso, l'importante della postura, quando corri devi stare dritto, la schiena deve rimanere dritta, cerca di tenere le braccia un po', le mani verso le spalle, di correre un po' così, un po' tipo alla boxer, no? Per stare un po' più, per tenerti un po' su, e no, stai su quando corri, vedo gente che corre così, se corri così ti fa male la schiena, pensa alla tua alla salute innanzitutto, quindi schiena dritta, corri bene e alto, e una cosa importante, i piedi devono essere dritti, se corri così è chiaro che dopo 2-3 mesi, ma forse anche prima, cominciano a venirti dolore alle ginocchia, dolore alla schiena, ai piedi, al periostiti,
Quindi fatti vedere, fatti dare qualche consiglio da qualcuno che ne sa. Prima di correre. Dove correre? Corri sulla terra battuta, su un prato ancora meglio, eh? Comunque su un fondo naturale. Evita assolutamente, soprattutto se sei all'inizio, eh? Se poi sei avanzato, vabbè, quello magari sei abituato e va anche bene, ma evita l'asfalto, assolutamente asfalto, cemento, evitali assolutamente, eh? Perché una delle prime cose che può arrivarti è la periostite, eh? Che zac, dopo 2 settimane, ma anche prima c'hai la periostite e per 2 mesi sei fermo praticamente, quindi magari poi ti passa voglia. No, hai iniziato, inizia bene e continua a correre. Quindi ecco, la cosa a cui devi fare più attenzione per quanto riguarda l'abbigliamento e su cui assolutamente devi investire sono le scarpe. Comprati un paio di scarpe nuove, che siano buone, con una buona suola, che sia un po' rinforzata. Evita qualsiasi vaccata che sia di moda, perché solitamente quelle cose che vanno di moda perché sono delle vaccate, evita scarpe che adesso vanno di moda con le solette a mo' di mezzaluna, che ti dicono che va bene ai glutei. Evitale quelle scarpe, non voglio fare le marche, ma c'è un paio di scarpe che c'è sotto della suola che sembra gelatina, no, soprattutto se sei all'inizio. Scarpe normali, basta dare scarpe da 50-60 euro che sono normali, però con un bel tacchetto un po' rinforzato, e che siano comode. Devo essere leggermente più grandi, ma leggermente praticamente, però devono, a meno che non siano troppo strette, quello no. Se fai sprint è diverso, io quando metto le chiodate devono essere belle, che il piede deve essere tipo dentro come una sardina in una scatoletta. Ma tu hai bisogno, se sei in inizio devi correre, hai bisogno di scarpe che siano comode. Stringile bene, mi raccomando, stringi bene i lacci. E consiglio su come iniziare e quali sono i primi allenamenti. Se non hai mai iniziato, inizia camminando veloce, adesso dipende dalla tua condizione, non lo so, su quello consigli generali, dipende se sei sovrappeso, se sei magro, se hai mai fatto sport, se hai 40 anni non hai mai fatto niente piuttosto che trasportarti dal divano, prendere una tazzina di caffè e ritornare sul divano, Quindi a seconda, all'inizio devi fare un allenamento che sia, devi avere il senso di aver fatto qualcosa, ma un senso di benessere, ok? Devi secellere le endorfine, essere contento praticamente. La cosa bella è che questi ormoni, le endorfine, danno assuefazione, quindi più corri, più le secerni e più ne sei dipendente, quindi più corri, più avrai cogli di correre e più starei praticamente bene. Quindi mi raccomando, le scarpe dai attenzione. Quando inizi a correre, inizia, magari puoi fare, non so, 5 minuti di camminata un po' veloce, poi cominci a correre 1 minuto, corricchiare un po' così, no? Poi fai altri 5 minuti di camminata veloce e poi fai 2 minuti di corsette, così magari un primo allenamento, così per darti un'idea. Poi la volta dopo, fai magari 4 minuti di camminata veloce, aumenti di 1 minuto, magari fai 2 minuti di corsetta, poi ancora 4 minuti di camminata veloce, 2 minuti di corsetta e via. E così aumentando, fino a quando magari arrivi a fare, dopo 10 allenamenti, 2 minuti di camminata veloce, poi fai 5 minuti di corsetta, poi alterni, fino, diciamo, per le prime 4 settimane, se inizi da zero, devi fare così. E poi un primo vero allenamento, diciamo dopo un quarto settimana, dopo che il tuo organismo ha cominciato a capire, ehi, adesso cominciamo a correre, bisogna cominciare a pensare diversamente, no? La tua muscolatura si è un pochettino rinforzata, le tue articolazioni dicono, ah ok, adesso bisogna correre, quindi siamo a posto, mi sto rinforzando. Allora dopo 3-4 settimane inizi magari a cominciare correndo, ma inizi magari con 15-20 minuti di corsetta, sempre alla fine devi sentirti bene. Poi dopo 6 settimane, 7-8 settimane, se inizi da zero questo, puoi cominciare a dire, ok, adesso provo a fare mezz'ora di corsa e vediamo dove arrivo. Ma non prima, ok? Devi dare il tempo al tuo organismo di abituarsi a questa nuova
tendenza, questa fantastica scoperta, l'aver scoperto che si corre, che si può star bene, si può dimagrire, si può produrre endorfine, si può essere felici, hai capito? Quindi piano piano continui sempre un step by step, un pochettino di più, un pochettino di più e via sempre avanti. E vedrai che così almeno inizi a correre, avrai sempre la sensazione di migliorare, perché migliori appunto, e starai in salute. Il tuo primo obiettivo deve essere quello di fare qualcosa di buono per il tuo fisico. Devi avere pazienza, da runner, in atletica bisogna avere pazienza, se non si inventa niente per da giorno al giorno, non, quelli che ti dicono vieni da me che tra 4 settimane ti faccio fare una mezza maratona, lasciali stare, abbandoni quelli lì, sono un po' di ciarlatani, non puoi da zero in 2 mesi arrivare a pensare di fare, sì forse la puoi fare, però con quali rischi, quindi inizia piano gradatamente. Perfetto, questi sono i miei consigli. E un altro mio consiglio, se vuoi, se hai piacere, puoi visitare il nostro sito di atletica che è www.web-atletica.it, e dove puoi trovare informazioni, articoli e tante cose interessanti. Abbiamo anche uno splendido forum, e se vuoi venire a farti visita puoi aprire un thread anche per qualsiasi cosa riguardo alimentazione, riguardo allenamento, mental coaching, quello che vuoi. Possiamo parlare, divertirci e scambiarci un po' di informazioni. Perfetto, con questo ti saluto, ti auguro buon allenamento e mi raccomando, inizia a correre che ti fa solo bene. Ciao!